Buonasera, qui con voi Raffaele Cirillo per IGV News e per questa speciale edizione che ci porterà al centro della Notte Bianca 2013 di Scafati. Siamo nella mia auto e ci stiamo dirigendo proprio al centro per vedere cosa è in serbo per noi questa iniziativa. Per il nostro tour della Notte Bianca di Scafati partiamo dalla Biblioteca Comunale Francesco Morlicchio, in cui è stata organizzata questa bellissima iniziativa che è Notte di Luna in Biblioteca. Le attività sono tante e le principali sono tre: le mille e una notte, ovvero la lettura di fiabe a cura della sezione ragazzi della biblioteca, e sono rivolte ad un pubblico di bambini, è tutto incentrato diciamo sulla lettura di fiabe e favole per ragazzi e per i più piccoli. E poi dalle 22 ci sarà Poetando sotto le stelle a Chiar di Luna, con il gruppo di lettura Le Pleiadi, che leggerà e decanterà diversi versi di poesia. Il tutto sarà arricchito dal book crossing dell'associazione Sionemi, ovvero dallo scambio di libri. Chiunque può venire qui e portare un libro come moneta di scambio per prenderne un altro, e in questo modo diciamo i libri escono fuori da quello che possono essere le librerie delle proprie case e si riesce diciamo a condividere l'amore per la lettura. Ecco, diamo un'occhiata al percorso che è stato fatto per i bambini qui con tante fiabe e favole belle animate. Sì. Ci sono già i primi bambini e mi sa che fanno bene con il giallo. Andiamo in silenzio. Da notare la suggestiva ambientazione in cui hanno scelto di far prendere piede all'iniziativa. È meraviglioso vedere queste scene, assolutamente. Siamo con Maria Benevento, quella responsabile della biblioteca di Scafati Francesco Morlicchio, che ci spiegherà brevemente Notte di Luna in biblioteca. Abbiamo organizzato questa serata proprio in occasione della quinta edizione della Notte Bianca, che è promossa e organizzata dall'amministrazione comunale di Scafati in estate. È una serata estiva con la luna, ci auguravamo bella, splendente, quasi piena. Abbiamo pensato di organizzare una serata di emozioni, perché è chiaro che sì, le emozioni si vivono, le emozioni fanno parte del cuore, le emozioni praticamente sono il fuoco della mente, animano
diciamo, ogni nostra cosa buona. Quindi questa serata è all'insegna delle emozioni, con tanti bambini attenti alle letture della voce anche, come lo vogliamo. Serata bella per le emozioni, sia della musica, della poesia, che probabilmente tra poco si incontrerà con scrittori, poeti e tanti lettori appassionati. Serata di musica per tutti coloro che vorranno partecipare a questa serata e conoscere le attività che la biblioteca fa, perché la biblioteca ha la sua sezione ragazzi lì con lo spazio nati per leggere e le letture a voce alta che sono assistenti fanno parte proprio di questo progetto che si chiama Nati per leggere, che grazie, adesso siamo grazie, abbiamo intitolato la sala letture studio a una concittadina scomparsa giovanissima, la professoressa Lilli Pagano, che ha curato il libro anche di un diario napoletano di Di Nicola, edito dall'Istituto Italiano degli Studi Filosofici. Una stanza dedita allo studio e alla lettura, e ben si associano a questo nome di Lilli Pagano. La nostra biblioteca è frequentata quotidianamente da tantissimi giovani che studiano e consultano i nostri testi, ma non sono di scafati, questo è bello, tantissimi sono dei paesi vicini, perché noi siamo l'unica biblioteca nella zona che effettua il prestito. Facciamo il prestito interbibliotecario, quindi uno studente universitario da noi può anche consultare e prendere in prestito un libro, per esempio, della biblioteca di Imperia. Su tutto il territorio nazionale abbiamo questo. E questo è utilissimo per gli studenti sapere questa cosa. E poi ancora abbiamo più di 5.000 testi già, che sono tutti saggi universitari, saggi importanti, online, e quindi gli studenti attraverso questo guida dei servizi che ho fatto l'anno scorso possono apprendere l'indirizzo che è questo e collegandosi cliccare su Provincia di Salerno, Biblioteca Francesco Borlicchio, e scoprire praticamente se quel testo che loro ricercano si trova in biblioteca. Quindi conoscere i 20.000 e più testi che riguardano, diciamo, tra virgolette, gli adulti è importante, perché sono testi non solo di narrativa, poesia, ma saggistica, un po' tutto, perché poi la biblioteca pubblica, proprio per la sua natura di diciamo, la sua natura deve. Qui per esempio abbiamo, anche questa è una cosa unica, abbiamo l'armadio della soggettività femminile. Quante ragazze e ragazzi fanno tesi appunto sulle donne, sul brigantaggio femminile, sullo stalking, sul lavoro, quindi tematiche molto interessanti, sì. Perché la biblioteca pubblica è la biblioteca della contemporaneità, quindi si deve rivolgere a temi molto interessanti, non è la biblioteca di facoltà, ma la biblioteca nazionale, capito? Quindi poi si gira, si va avanti, e quindi chiaramente c'è la possibilità di curiosare. Abbiamo qui per esempio gli scaffali di letteratura di genere, siano gialli, fantascienza, tutte le letterature, quella americana, quella inglese. La nostra biblioteca ha praticamente la classificazione Dewey. Questo è un armadio di diritto, è un'altra cosa di cui siamo orgogliosi, perché insieme alla Biblioteca Nazionale di Napoli siamo l'unica biblioteca che ha l'enciclopedia giuridica della Treccani. Quindi diciamo tutti beni preziosi che vorrei che tutti i cittadini, non solo gli scafatisi, conoscessero. Vi invito a fare una carrellata e a dare un'occhiata un po' a tutto. C'è l'armadio della filosofia, delle scienze sociali, con per esempio tutto quello che riguarda la criminologia, ancora il diritto, oppure lobbistica, il linguaggio, la narrativa, le scienze, un po' a tutto, finché non arriviamo praticamente alla parete in fondo, che è quella della letteratura italiana. Anche se non sembra si respira genere di cultura in questo corridoio pieno di vita. Una cosa di cui voglio dire, questa serata è anche fatta per farla conoscere, perché poi molto spesso i cittadini si fermano giù e non sanno. Non conoscono i servizi che offre la propria biblioteca, non sanno che tipi di testi a disposizione, neanche la portata. C'è la collezione Valla con tutti i suoi classici.
lì c'è solo una piccola parte del domo che ha fatto l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che è uno degli istituti unici al mondo, diploma d'onore europeo, e lì la letteratura italiana, qui abbiamo quella giapponese, spagnola e portoghese. Quindi, cioè qui ci sono libri da tutto il mondo? Sì, da tutto il mondo, Russia, Kadare albanese, poi c'è i turchi, Pamuk, Murakami giapponese, quindi come vede ci sono le letterature di tutto il mondo. Questa è l'italiana. Io... Cioè ti viene l'amore per la cultura e per la lettura soltanto a camminare qui? Cioè, per me non è la prima volta essere entrato lì, però ricordo che mi sono fermato all'altro lì per parlare con qualcuno sicuramente, però non avevo mai esplorato fino in fondo. Un'altra cosa importante, tra poco la biblioteca avrà questa donazione importantissima, una donazione di libri antichi che ho esposto, diciamo, qui pochissime copie nelle due vetrinette a disfondamento, quindi praticamente un ulteriore arricchimento per i cittadini di Scafati. Oltre ai libri moderni, anche libri antichi che serviranno sia agli studenti che agli studiosi. Invito tutti a frequentare la biblioteca Francesco Collicchio, perché una biblioteca diventa importante con il coinvolgimento della città. E spero che anche tutti quelli che vedranno il nostro servizio per il progettino vesuviano possano pensare la stessa cosa e venirvi qui a trovare. Lo speriamo tutte, perché poi siamo tutte unite, diciamo, nello stesso interesse e passione per la promozione della lettura. La ringrazio, sia a dopo. Grazie. Siamo qui con i ragazzi visionari e possiamo vedere che cominciano le loro tutto prossimo. Salve ragazzi, qualcuno di voi che mi spiega in cosa consiste? Antonio? Parliamo con Antonio che è il vicepresidente, ci conosciamo quindi possiamo darci tranquillamente del tempo. Vabbè, Sinemi è un'associazione che è nata circa 5 anni fa dall'idea di noi ragazzi di Scafati che vedendo la nostra città in condizioni culturali diciamo non proprio ottime abbiamo deciso di suonare un poco un campanello d'allarme, di attivarci in prima persona per far sì che anche a Scafati e non solo, un po' anche Salerno, la provincia di Salerno, o anche in Campania, il sud, soprattutto dove la cultura spesso è posta in secondo piano, venga per l'appunto, rivalutata. Per far ciò abbiamo organizzato già diversi eventi che non si occupano solamente di lettura, ma delle arti e soprattutto dei giovani, dell'aggregazione culturale e sociale dei ragazzi in tutti gli ambiti, dalla pittura al teatro, al cinema, alla poesia ed oggi ai libri. Il book crossing è una pratica molto diffusa, soprattutto nei paesi europei, nel nord Europa, ma anche nel nord Italia. Noi pensiamo che anche al sud possa in certo qual senso aiutare, soprattutto noi giovani, a riscoprire il valore della cultura, magari non solo della cultura libresca, quella che più conosciamo, ma anche di una cultura magari meno sponsorizzata. Il book crossing consiste per l'appunto in uno scambio gratuito di libri in cui una persona porta un libro e ne riceve un altro a sua scelta, impegnandosi poi ovviamente a restituirlo. Invitiamo tutti al prossimo evento, il crossing organizzato sempre qui in biblioteca dalle 7 più o meno, il 22 ottobre, martedì 22 ottobre. E hai preso anche loro là? No. Ma c'è anche una sigilla? No, quello non è, quello è un bello. Sì, è bello. No, la propria vita, perché dice che faccio sempre. Allora questo non è vero. Questo è già di questo è lì. Devo dire, è facile, la sera, come siete male, c'è la prima finita. Dopo la sera, la metto che sta prima di dormire. Sto riprendendo. Ah, ok. Vedi se c'è qualche problema.
possiamo interrompere? Vedo che è scambiato lì. Che cosa hai scelto? Ho scelto la mia giletta. Che cosa avevi portato? Avevo portato i capelli da domani. Sì, e poi ho fatto mettere la giletta. Che cosa ti ha spinto a scegliere questa giletta? La mia giletta, soprattutto il fatto che è una storia d'amore e poi perché mi è sempre piaciuto scrivere in generale la letteratura inglese. E invece Eclipse in perché è la saga proprio che mi piace ed è comunque, penso sia un capolavoro dell'arte contemporanea. Quindi, per quello che riguarda, penso sia di aver fatto bene, quindi questo è scelto. Ti ringrazio. Grazie mille. Ragazzi, un saluto per il Gazzettino Vespiano. Ciao. Ok, siamo qui con lo scrittore Carlo Di Legge e con l'assessore alla cultura, il dottor Fogliame. Ci spieghi un po' l'essenza di questa notte di luna in biblioteca e l'essenza di questo evento culturale che si è svolto qui nella biblioteca Montecchio di Scafati. È stato il primo evento perché la notte bianca si è sempre fatta senza l'ausilio e l'aiuto della biblioteca. Quest'anno in concerto, devo dire, con la dottoressa Maria Benevento, abbiamo ideato questa appendice, un'appendice molto ben riuscita, visto che la sala era completamente piena, grazie anche all'aiuto di alcuni autori e attori che tu hai nominato te stesso, come Carlo Di Legge, che tra le altre cose in questo libro Sentire il tango argentino in 10 lettere ha veramente ti ha portato per mano, ti porta per mano in quello che è il tango argentino. Questo proverato alla notte bianca è importante perché non è solo notte bianca ludica, non è solo notte bianca divertimento, sentire cantanti, ma è anche cultura e la cultura è alla base del progresso, senza cultura non si va da nessuna parte. La biblioteca oggi ha fatto la sua parte, la gente ha accolto con grande favore questa serata, proseguirà anche più avanti perché abbiamo fatto lo spazio per i bambini, adesso lo spazio per i grandi, per gli adulti e contiamo veramente di unire la cultura vera e propria come quella che si fa in biblioteca alla cultura ludica che è quella che facciamo invece in piazza con la festa. Perfetto, prima di tornare alla notte bianca che ho una domanda per te, una domanda per il signor Di Legge. Lei è stata una delle voci che ha caratterizzato, diciamo con i suoi versi, penso, un po' questo evento. Che cosa ha provato nell'esporre, diciamo, le sue parole a questo pubblico così vasto che va da bambini a genitori e diciamo che raccoglie una generazione, tante generazioni di tutte le età? Dunque, è precisato che esiste una poesia sui ragazzi e sui bambini ed esiste una poesia per i bambini, per l'infanzia, e che i bambini a volte hanno capacità insospettate di intendere, se noi la portiamo al loro livello, ben inteso, tanto la poesia quanto addirittura la filosofia, è una bellissima emozione. Io devo ricordare in questo momento che per lunghi anni nel mio passato ho fatto l'insegnante elementare, vengo di là, poi vabbè, mi sono diretto da un'altra parte, e diciamo che quella è stata un'esperienza che mi ha segnato e che ricorderò sempre con piacere. È stata una bellissima esperienza, è sempre una bella esperienza quella di mettersi in contatto con coloro che stanno incominciando e di dare loro qualcosa e allo stesso tempo sentire che in circolo si riceve da loro qualcosa. Diciamo che abbiamo visto l'amore per la cultura che diciamo era protagonista questa sera perché vedevamo i genitori entusiasti che portavano qui i loro bambini ad ascoltare delle favole, delle poesie, cioè è stato veramente qualcosa che ci può dire riguardo il fatto che abbiamo visto tante generazioni qui questa sera unite qui per l'amore comune per la cultura. Ecco, pensa che l'obiettivo di questa serata sia stato raggiunto? Chiaramente raggiunto.
ma pienamente raggiunto perché è stato organizzato bene. Loro hanno letto, i bambini hanno ascoltato, le mamme hanno ascoltato, perché non era una lettura per bambini, era una lettura per adolescenti e comunque rivolta sicuramente anche a un pubblico adulto che era comunque presente, e il successo per me è stato unico perché, ripeto, la qualità delle persone, quello che io rimarco sempre, è questa. Loro hanno interpretato al meglio quella che era la loro abilità, scrivere e leggere. E questo è il messaggio migliore che può passare cultura a tutto campo, dai piccoli ai grandi. Perfetto, ora andremo a fare un altro giro in tutti gli eventi che questa Notte Bianca ci offre e ci vediamo dopo. Siamo su Corso Nazionale, è gremito di gente. Siamo tutti accorsi qui per la Notte Bianca di Scafati 2013. Bianca si conferma la gelateria Punto Freddo che sta sul corso. Infatti in tanti, se volete vedere, si fermano a comprare un gelato e di solito gli affari vanno sempre a gonfie vele. Allora, in piazza Vittorio Veneto e dietro di me stanno per esibirsi l'Orchestra all'Italiana, che è una tribute band a Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Tutte quelle persone stanno aspettando che il concerto abbia inizio qui in piazza. E intanto anche noi prendiamo posto. Faccia donna sul corso a Scafati, volevamo sapere un po' come andavano gli affari, che un po' chiedendo ai venditori, diciamo gli affari un po' di tempo non vanno benissimo, il commercio in generale, diciamo che ogni tanto queste feste fanno sollevare un po' il commercio, vorrebbe però ogni tanto, non tre sere però, un altro mese a me organizzare qualche evento in particolare. Però diciamo che comunque con le feste riesco, si vedono i risultati. Il bilancio per te di questa Notte Bianca è positivo? Diciamo, ma poteva andare meglio, poi ci stiamo lamentando. Dai, diciamo che diciamo, comunque sta funzionando, per poco sta funzionando. Va bene, ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie mille. Siamo nel negozio da Movilla sul Corso Nazionale di Scafati. Hanno accettato a rispondere a qualche piccola domanda. Com'è il bilancio di questa Notte Bianca? In realtà sì, rispetto alle altre è positivo, non ce lo aspettavamo, però nonostante la crisi la clientela ha risposto bene, comunque non è stato molto, devo essere sincera. Ok, la ringrazio. Salve. Siamo qui alle GEA Scafati sul Corso Nazionale. Ora chiederemo come sono andate, diciamo, le compere questa sera. Come sono andate le compere? Abbastanza bene. Quindi il bilancio della Notte Bianca com'è per il suo negozio? Ok, grazie mille, la ringrazio. Arrivederci. Siamo nel negozio Nuova Passion sul Corso Nazionale di Scafati e volevamo chiederle come è andata la serata di acquisto e vendite. Diciamo bene, però poteva andare meglio. Dai, speriamo, la notte è ancora lunga. Sì, questo è vero, quindi ancora non è finita, aspettiamo anche Sal Da Vinci, quindi speriamo ancora bene. Andiamo anche nel concerto che sta per cominciare, sento della musica. Arrivederci, la ringrazio. Salve. Intanto sono i negozi che stanno facendo buoni affari questa sera, così come sono altrettanti i negozi che vediamo che stanno chiudendo, che comunque non vogliono rilasciare dichiarazioni proprio perché gli affari non sono andati bene, anzi per nulla bene. Siamo vicinissimi al Cavalcavia d'Avanti, dove tra pochi minuti si terrà il concerto tanto atteso di Sal Da Vinci. Era fragile, innamorato, Shavana, un colpo all'anima.
Sha-la-la-la. Qui si stavano esibendo alcuni gruppi di danza e tra poco si esibiranno lì Luca Sepe e Nello Iorio, alias il nonno moderno di Made in Sud, presentati da Tommaso Romano. Una ragazza del corpo di ballo si è sentita male, la stanno rianimando in questo momento. Sono passati pochi minuti e sono finalmente intervenuti i paramedici del 118. Sia la ragazza che era seduta qui a terra che quella sono stati portati entrambi sul palco. Sta arrivando un'altra ambulanza. Buonasera. Vediamo che sono sopraggiunti i volontari della Croce Rossa Italiana e i carabinieri. Thank you.
come potete vedere il caos è ancora tanto alle mie spalle e penso che per ancora qualche minuto lo spettacolo rimarrà sospeso, in quanto dietro c'è un'altra ambulanza che sta soccorrendo l'altra ragazza che si è sentita male sul palco durante l'esibizione. E a mamma? A mamma, mia mamma la pure non sapete com'è, ho creato un anno per te passare di chilo, 3 anni, 3 chili, 4 anni, 4 chili, non finisce la canna che ha la meccanica. E se tu rimani un maccarone sotto nello coraggio e dicere, mangia mamma! È rimasto mega sotto! Io faccio già 3 chili passare o meglio, ma mettami la coppa e poi mangio su! Ma come pensi, ma sotto, che la cacciate sotto! Vabbè che questo problema ce lo diciamo quando. Accende, gallo! Chi è il problema? Ma aspettate e parlare, sto papà niente sano! Oppure bilancia se chiede salire, come sa Jacob, scendere, scendere, gli altri scendere, mi fai male, scende! Oppure bilancia che come sali sopra, una alla volta, per favore, una alla volta. Oh, Sassoli! Lasciatene con noi! E non ci mai capito perché in generale tutte cose che fanno male hanno.